importante campagna di Greenpeace è iniziata e noi siamo qui per promuoverla insieme al nostro ospite che è in collegamento con gli studi di Roma, Andrea Boraschi, responsabile della campagna Clima di Greenpeace. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a voi e grazie. Save the Arctic si chiama. Quali sono le principali cause, le principali minacce che stanno colpendo questa importante zona della Terra? Ma le cause, come diceva lei prima, riguardano prevalentemente il riscaldamento del pianeta e il fatto che in particolare l'uomo sta contribuendo in maniera anomala ed eccessiva a questo trend attraverso prevalentemente il ricorso alla produzione di energia da fonti fossili, quindi carbone e petrolio. Il nostro pianeta si va scaldando e una delle zone che maggiormente soffre di questo problema è proprio l'Artico, che come lei ricordava in 30 anni ha perso da misurazioni volumetriche all'incirca il 75% dei suoi ghiacci. Questo purtroppo apre oggi la strada in quelle regioni a tutta una serie di attività che possono essere estremamente impattanti, estremamente distruttive e che non fanno che rimettere, come dire, in circolo il problema. Cioè la causa, la nostra dipendenza dalle fonti fossili, in questo caso in particolare il petrolio, è il motivo che garantirebbe ora l'estrazione di nuovo petrolio da quelle regioni. Ecco, noi ci stiamo battendo per impedire tutto ciò. Io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto, come i cambiamenti climatici, quindi anche la modifica di quel territorio, fanno sì che ci siano ulteriori minacce nella zona a causa di, se ho capito bene, compagnie petrolifere. Che cos'è che succede? Si è aperto un varco oppure il cambio del territorio sta favorendo proprio lo sfruttamento di nuove risorse che provengono da quella zona? Parliamo di una zona di mare aperto. La regione che noi vogliamo proteggere geograficamente è definita l'Alto Artico e si trova a circa 200 miglia dalle coste più vicine ed era una regione storicamente coperta dai ghiacci. Oggi non lo è più, particolarmente nel periodo estivo, e lì si stima vi sia all'incirca il 13% delle risorse petrolifere ad oggi ancora non sfruttate, ovvero un potenziale di consumo che equivarrebbe all'incirca a 3 anni dei consumi globali. Si sta dando il via alla corsa all'oro nero nell'Artico per spremere sostanzialmente poche gocce di petrolio e compromettere definitivamente un ambiente che, lo ripeto, è estremamente fragile, ma è anche prezioso per gli equilibri, particolarmente per gli equilibri climatici del nostro pianeta. Ecco, questo sicuramente è chiarissimo. Cos'è che rischiamo? Se le compagnie petrolifere effettivamente iniziassero un'azione in quelle zone, probabilmente sicuramente recuperare petrolio potrebbe essere molto più difficile rispetto ad altre zone del pianeta, quindi è facile che ci siano delle perdite di combustibili fossili? È estremamente probabile che vi siano delle perdite di combustibili fossili, di idrocarburi. Molti degli ascoltatori, dei telespettatori ricorderanno la tragedia che c'è stata qualche anno fa nel Golfo del Messico. Ecco, lì si è verificato un disastro di cui ancora oggi gli ecosistemi portano, come dire, i segni in maniera consistente, proprio in relazione ad attività di estrazione di idrocarburi, di petrolio, di greggio ad alta profondità, che è esattamente quello che bisognerebbe fare nell'Artico, salvo il fatto che lì le condizioni climatiche, meteorologiche ed ambientali sono estremamente più impervie. Si opera in condizioni difficilissime e i piani di recupero per ogni eventuale disastro che lì dovesse causarsi non garantiscono in alcun modo una capacità di intervento effettivo. E questo sarebbe sicuramente un grosso problema. In realtà c'è un altro di problema, quello della pesca, che sembra sia stata sostenibile per anni, però adesso, in questo momento, quell'area, diciamo, ricca di pesce evidentemente sembra un boccone prelibato anche per le compagnie che pescano in maniera indiscriminata. Sì, quell'area si sta progressivamente aprendo anche alla pesca industriale. Noi stiamo parlando di una regione disabitata,
intorno a quella regione già vivono delle popolazioni, circa 4 milioni di persone che fino ad oggi ne hanno sfruttato le risorse in maniera sostenibile. Greenpeace non è contro la pesca in Artico, ma è contro la pesca intensiva ed industriale in quelle regioni. Sono, lo ripeto, regioni fragilissime dove vivono alcuni animali che sono presenti solamente lì e dove esiste una catena alimentare che è estremamente facile compromettere. Noi già stiamo minacciando la vita di questi animali, gli orsi polari che state vedendo nelle immagini, così come i narvali, le orche e molti altri mammiferi marini che potrebbero vedere il loro ambiente compromesso non solo dal ritrarsi dei ghiacci, ma anche da una progressiva scarsità di cibo qualora l'industria della pesca, l'industria pesante della pesca, cominciasse a sfruttare quelle regioni. Allora, sicuramente è un equilibrio già destabilizzato quello che riguarda queste zone, bisognerà però cercare di fermarsi in tempo. Che cosa possiamo fare? Che cosa può fare ognuno di noi anche tramite il vostro aiuto, tramite Greenpeace? Quello che sta accadendo è che di fatto tutti gli stati che si affacciano su quella regione stanno avanzando, come dire, dei diritti di proprietà territoriale, proprio perché vogliono essere in grado di sfruttare a livello commerciale le concessioni, tanto estrattive quanto minerarie, quanto di pesca che possono riguardare quei territori. Noi siamo un'associazione globale e tutto quello che possiamo fare, ed è molto, è raccogliere come dire, la protesta e la preoccupazione delle persone che vogliono veder protetta quell'area. Abbiamo avviato una campagna alla quale tutti possono aderire presso il sito, sul sito www.savethearctic.org. Lo hanno già fatto 500.000 persone in tutto il mondo e noi contiamo di arrivare in prima battuta a 1 milione di persone per recarci in quelle zone, piantare noi una bandiera, che sia una bandiera simbolica ma anche molto reale, che dica questa è una linea di confine oltre la quale gli inquinatori non possono avanzare, e vorremmo poi depositare in una sorta di guscio proprio sui fondali dell'Oceano Artico le firme, i nomi del primo milione di sostenitori di questa campagna. Crediamo che creare una pressione di questo tipo a livello di opinione pubblica globale possa essere un passaggio significativo per cominciare a discutere di questa questione nei consessi dove va discussa, in prima battuta nelle Nazioni Unite. Noi crediamo che, come è già stato fatto per l'Antartico, che oggi è una zona protetta, si possa arrivare o a un accordo globale o anche a un trattato regionale che sia in grado di mettere uno stop alla estrazione e alla ricerca di petrolio in quelle zone, alla pesca industriale e alle attività di estrazione mineraria. Quindi Andrea, questo non è un sogno, in realtà voi l'avete già fatto 30 anni fa per l'Antartide, quindi mi raccomando, questo è un impegno, ci vuole l'impegno di tutti per far sì che questa regione del nostro pianeta venga salvaguardata. Intanto io ti ringrazio, Andrea Boraschi, responsabile della campagna Clima di Greenpeace, grazie a te e insomma a tutta l'associazione ambientalista per l'impegno che ci mettete quotidianamente per salvare il nostro pianeta. Intanto una buona serata. Grazie molte a voi, buona serata.